Giorno 3 a Tokyo. Oggi si continua la visita di questa città infinita, ma soprattutto speriamo di chiuderla andando a un karaoke tipico del Giappone. Bottino preso, colazione e pronti a uscire. Direzione Ryogoku, anche oggi bellissima giornata, che vuol dire caldissimo. Sumo Arena di Tokyo. Purtroppo è chiusa perché i tornei sono a settembre. Ovviamente tutti i biglietti sono già sold out. Il sumo qui è un business che va molto. Sarà per la prossima volta. Ho appena visto un lottatore tradizionale in bicicletta con la sua ciottolina, ma soprattutto col suo peso significativo. Tutto il quartiere ha simboli del sumo, fermate del bus, fermate della metro. Fa ovviamente caldo. E siamo al quartiere di Ryogoku. Mi sono intrufolato in un'arena dove si allenano. Ovviamente non si stanno allenando perché è tardi, però ho visto come l'arena, sostanzialmente come si vede nelle foto, è sabbia terriccio. E poi c'è un cerchio fatto con una corda molto spessa bianca, perché assumo ovviamente devi spingerlo fuori per vincere. Ovviamente tutto questo grazie alla sicurezza in Giappone, che lasciano le porte aperte. Un'altra cosa strana sono le pompe dei distributori di benzina, che qui in Giappone pendono dall'alto. Non è chiaro come mettano benzina, però. Comunque ogni volta che vediamo un bel parco, edificio qui in Giappone, si scopre che poi è sempre un cimitero. E quindi ce li siamo visitati, non so, questo qui sarà il quinto. Sono molto belli, però poi ci sono le tombe, capiamo che non sono dei posti da visitare. La cosa buona è che in Giappone ti mettono i piatti in esposizione, almeno sai quello che ordini prima di entrare. Per fortuna avevano un English menu, perché dai disegni quello che pensavamo fosse vitello era fegato, e quello che pensavamo fosse una cotoletta di pollo era una sardina. Addirittura qui puliscono le maniglie della metro. Se ci metti la mano non ti sporchi. Non abbiamo ancora capito dove siamo. C'è un gatto col microfono, però forse è un karaoke. Sono le 2 del pomeriggio e c'è già gente. Ci sono le stanze. La nostra è la 17. In diretta dal karaoke bar da quel di Tokyo. Scelta canzone in corso. Qui il setup, poi spegneremo le luci e calerà il sipario. Questo è la nostra stanza, la nostra umile stanza per un'ora di performance. Strumming my pain with the finger. When the moon eats your eye like a big pizza pie, that's amore. And did it my way. Sweet dreams are made of these. Who am I? Is the only light we'll see. You can't walk but confess. Abbiamo deliziato i giapponesi con le nostre performance. Ce la siamo goduta, quest'ora è passata velocissima. Voce, però loro lo fanno in pieno giorno con gli amici. Abbiamo visto un sacco di gruppi di amiche e amici. Vanno qui in questi booth di karaoke e si sfogano a cantare. Qui a Ueno, tra l'altro, troverete i karaoke uno dopo l'altro. Dopo un po' di karaoke si passeggia per il mercato di Ueno. Questo negozio mi sembra che vada per la maggiore. Invitano a assaggiare gli arizzo. È un mercato super vivo, tra l'altro passeggiando ti fermano, ti toccano, ti chiedono di dove sei, ti invitano a bere birre con loro. Devo dire che in questo viaggio dell'Asia mi aspettavo molto più freddo da parte della gente, invece sono molto calorosi. Il mercato è gigantesco, ci passa anche il treno sopra,
ed è un reticolato di vie infinite con veramente tantissimi negozi, roba da bere, roba da mangiare. Siamo a Ame Yayokocho. Ora mi sento più al mercato con i venditori che urlano. Sono le 4:30 di pomeriggio, abbiamo pranzato anche non troppo presto e abbiamo deciso di venire a provare questo sushi. Solo perché dico di là che girano all'infinito con gli chef al centro. Nessun altro motivo, quindi mangeremo un po' di pesce e merenda. Ennesime scale, siamo al quartiere di Roppongi e siamo venuti a vedere Tokyo Tower. Intanto lo skyline non è affatto male. Tokyo ha deciso di rubare non solo il simbolo di Parigi, la Torre Eiffel, ha deciso di mixarla anche con i bus tipici di Londra. Marco ha cercato di convincermi che questo fosse il simbolo più bello di Tokyo, ma per me è una Torre Eiffel più brutta colorata. Sì, non è granché. Prima di rientrare mi sembra giusto scegliere una macchinina da acquistare. Italiana con macchine Ferrari, come hanno dato Noemi, disposte in ordine della bandiera italiana. Un bellissimo store Ferrari. Noemi ha scelto di andare sulla verde. Ah, sulla rossa. Quartiere di Roppongi, dopo essere entrati nel Ferrari store si prosegue la visita. Silenzio delle strade a Tokyo. C'è un sacco di gente, ma se ti sposti dai quartieri centrali, sentire gente parlare è molto raro. E poi prima di rientrare in hotel ti imbatti in un negozio aperto 24 ore al giorno, in cui tu entri, scannerizzi gli articoli. C'è un ragazzo qui che sta comprando. Non c'è nessuno come personale. Ci sono i prezzi indicati. Li scannerizzi e te ne vai. C'è la self cassa automatica, i giapponesi sono avanti e onesti. E con il negozio self di vestiti direi che si chiude la giornata. Domani continueremo a visitare questa splendida città e questa cultura pazzesca.